Infine, vediamo come si rappresenta nel piano di Clapeyron PV la trasformazione isobara, pressione costante, ISO P. Già la sappiamo rappresentare nel piano VT, abbiamo come al solito le variazioni di temperatura sull'asse orizzontale, è la causa, quindi le variazioni di temperatura causano una variazione di volume a pressione costante. In particolare possiamo avere un riscaldamento oppure un raffreddamento. Con un riscaldamento il gas si espande, aumenta di volume, e con un raffreddamento termico il gas si raffredda, diminuisce di volume. Ora lo stato A lo riportiamo nel piano PV, è questo punto qua, rappresenta il gas con il volume VA, la pressione PA e la temperatura data da questo ramo di iperbole, quindi la temperatura TA. Come al solito mettiamo il contenitore in orizzontale e quindi il volume a disposizione del gas va da 0 fino a VA, quindi il volume è fino al pistone nero. Ora dobbiamo disegnare sul piano PV il riscaldamento e il raffreddamento isobari, cioè a pressione costante. Per mantenere la pressione costante vuol dire che noi dobbiamo spostarci in orizzontale nel piano PV, quindi ci sposteremo verso B o verso B' e si vede che la pressione non è cambiata perché questi tre stati, B' a B, hanno tutti e tre la stessa pressione, ma hanno volumi diversi, quindi quando noi ci spostiamo da verso B il volume aumenta e infatti il pistone si sposta, quindi aumenta il volume a disposizione del gas e si sposta da AB. Invece se noi ci spostiamo a sinistra, a B' il volume diminuisce. Il motivo per cui il volume è aumentato a B è perché è aumentata la temperatura. Qui lo vediamo meglio, la causa è sull'asse X, la temperatura aumenta e sull'asse Y c'è l'effetto. Aumenta la temperatura è la causa, aumenta il volume è l'effetto. Ma anche qua si può vedere la causa e l'effetto, infatti l'aumento di temperatura lo vediamo perché spostandoci da A a B siamo passati da un'isoterma a un'altra più calda, più alta, e quindi c'è stato un salto termico, un salto di temperatura, perciò si chiama riscaldamento isobaro. Questo riscaldamento ha provocato come conseguenza l'aumento di volume da A a B. Viceversa, se noi invece ci spostiamo da A a B', abbiamo un salto termico, stavolta il raffreddamento, perché passiamo da un'isoterma a un'altra più fredda. E questa diminuzione di temperatura causa un calo di volume, infatti il pistone si sposta da A a B', quindi una diminuzione di volume. Un raffreddamento causa una diminuzione di volume, qua lo vediamo più facilmente, un raffreddamento causa una diminuzione di volume, ma anche qua vediamo il raffreddamento, salto di isoterma in basso e diminuzione di volume a sinistra. Questa trasformazione a B' si chiama raffreddamento isobaro. Naturalmente in tutte queste trasformazioni le moli rimangono sempre costanti, la quantità di gas non cambia mai.